Bang ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato ed è l'HD PVR 2 Gaming Edition. Ovviamente dell'Aupage, me piace l'Aupage. Come possiamo vedere nell'angolo alto a destra, include ingresso e uscita HDMI con passaggio a 1080p senza ritardi. Qui ci dice che praticamente potremo registrare dalla Xbox 360 e dalla PlayStation 3 in HD, ovviamente utilizzando il nostro PC. E se questo non bastasse, con il software incluso dentro questa confezione potremo caricare e condividere le nostre partite, i nostri gameplay e commentary eccetera eccetera su YouTube. Qui ci sono scritte le specifiche tecniche ragazzi che adesso andremo subito a leggere. Come c'è scritto ragazzi, questo HD PVR 2 Gaming Edition registra partite, registra praticamente i nostri filmati a 1080p, ovviamente da cavo HDMI oppure semplicemente da cavo component. Come formato utilizza l'AVC HD, cioè .ts o .m2ts, oppure l'MP4. E come ragazzi requisiti di sistema, praticamente ci dice che per poter far funzionare questo HD PVR 2 Gaming Edition dovremo avere un PC con processore a 3 GHz a single core oppure 2 GHz multicore. Ovviamente potremmo farlo funzionare su Windows 7 32 o 64 bit, Windows Vista o Windows XP con Service Pack 3. Ovviamente ragazzi è supportato anche da Windows 8. Ovviamente per poter fare funzionare questo prodotto ci servirà una televisione in alta definizione, ma questo mi sembra che sia abbastanza normale. Dovremmo avere un computer con 512 MB di RAM, e ci dice anche tra parentesi che un giga praticamente è raccomandato, e scheda video con almeno 256 MB di memoria, che praticamente tutti i computer, anche quelli portatili, ormai hanno. Poi ovviamente ci dice anche che ci serviranno 220 MB di spazio libero sul nostro hard disk, ma credo che tutti appunto abbiano un hard disk un po' più capiente, e il lettore CD. Ma senza perderci in troppe chiacchiere, andiamo ad effettuare l'unboxing. Alziamo il lato destro della confezione, apriamolo così e troviamo due buchi ragazzi che ci permetteranno di alzare il cartoncino in questa maniera per poter visionare tutto quello che c'è al suo interno. Ed eccoci ragazzi dalla visuale dall'alto. Allora, prima di tutto apriamo qua e ci troviamo subito l'alimentatore, ovviamente un alimentatore normale. Poi abbiamo, se riesco ad estrarlo, ovviamente il cavo USB normalissimo, poi il primo cavo HDMI placato in oro, poi il secondo cavo HDMI sempre placato in oro, poi il cavo che dovrebbe essere, sì, è quello component, con ovviamente le sue uscite audio e video, e poi, se non sbaglio, il cavo per poter registrare dalla PlayStation 3. Eccolo qua. Ma facciamo sparire magicamente tutta questa roba sparita, e ovviamente tiriamo fuori l'Aupage, mi piace l'Aupage HD PVR 2 Gaming Edition. Dunque alziamo questa parte in cartoncino, ovviamente. Ah, da questa parte abbiamo la manualistica e il software, ovviamente, che dopo andremo a vedere, e qui ci sta il nostro bello HD PVR storto, ovviamente HD PVR 2 Gaming Edition. Ma facciamo sparire anche tutto questo cartoncino. Ecco fatto, e andiamo a vedere l'HD PVR. No, mi voglio tenere un po' sulle spine ragazzi, dunque prima di tutto andiamo a vedere il manuale. Ovviamente ragazzi all'interno del manuale abbiamo anche il software, che come ci dice qua appunto contiene i driver dell'HD PVR e in più il programma ArcSoft Show Beats. Come potete vedere ragazzi, il manuale è completamente in italiano e bello grande, sia da una parte che dall'altra ovviamente, e ci spiega tutti i passaggi che bisogna fare per collegare le nostre console, cioè PlayStation 3, 360, Wii U eccetera eccetera, alla televisione, ovviamente all'HD PVR 2 Gaming Edition e al PC. Ma comunque ragazzi non temete, dopo vi spiegherò anche come fare a collegarlo. Finalmente è giunta l'ora di aprire l'HD PVR 2 Gaming Edition, appunto per vedere com'è fatto, visto che è la prima volta che lo vedo anch'io. Sfogliamolo dalla confezione e subito possiamo notare un nero rosso sulla parte ragazzi anteriore. Possiamo leggere appunto la scritta Aupage, me piace l'Aupage, e il bottone di start e rec, perché ricordiamo che oltre a fare partire la registrazione dal computer potremo registrare premendo questo bottone qua, dunque è molto 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 comodo. Nel lato destro ragazzi e nel lato sinistro ovviamente non c'è nulla, e dietro infine dietro abbiamo tutti quanti gli ingressi video, l'entrata dell'alimentatore, l'entrata della presa USB, del cavo USB appunto da collegare direttamente il PVR al PC, l'entrata per la PlayStation 3, quella che vi ho fatto vedere prima, ed infine l'entrata e l'uscita appunto dell'HDMI per poter collegare la 360 e la Wii U e tutte le console dotate di HDMI. La forma ragazzi di questo prodotto è davvero secondo me geniale, nel senso che, se ve lo faccio vedere un po' più in lontananza, è veramente piccolo come prodotto. Ma adesso io direi subito di andare ragazzi a levare, se ci riesco, la pellicola trasparente che c'è sopra il PVR. Eccola qua, dai che ci riesco, dai, eccola qua,
sta venendo via, ragazzi. Che io odio ste pellicole perché appunto fanno ditate ovunque, mentre il pezzo sotto dovrebbe non far ditate, infatti non le fa. Madonna, è durissima. Eccola qua. E tutto questo, ragazzi, è quello che si trova all'interno di questa piccola scatola dell'HD PVR 2 Gaming Edition. Adesso vi mostrerò come effettuare il collegamento principale con l'HDMI, visto che poi comunque tutti i collegamenti sono circa gli stessi. E alla fine del video, ragazzi, ci sarà un video test di questo prodotto qua originale. Dunque non starò lì a modificarlo con Sony Vegas o altri programmi, per cui lo registrerò vergine, ovviamente il filmato, con tutto il suo dettaglio, con tutta la sua definizione, lo caricherò in un video a parte. Come primo passaggio, ragazzi, bisognerà collegare il cavo HDMI, quello corto, nell'entrata HDMI in. Dunque andiamo a collegarlo. Fatto. A questo punto, ragazzi, basterà collegare l'altra estremità del cavo direttamente dietro la nostra 360. Dunque andiamo a collegarlo. Fatto. A questo punto, ragazzi, bisognerà collegare l'altro cavo, per intenderci quello lungo all'interno della confezione, direttamente nella porta HDMI out sprout. Dunque andiamo a collegarlo. Fatto. Bene. E l'altra parte del cavo andrà direttamente collegata alla televisione. Arrivati a questo punto, ragazzi, non dovremo far altro che inserire l'alimentatore direttamente nella porta 6VDC in. Dunque andiamo ad inserirlo. Fatto. E ovviamente l'altra parte dentro una presa elettrica, se no non funziona. Ovviamente, ragazzi, l'ultimo passaggio sarà quello di collegare il cavo USB, dunque questa parte qua dietro al nostro apparecchio, e l'altra estremità ovviamente al computer. E dunque colleghiamolo al computer. Ovviamente inseriamo il CD. Appena collegherete l'HD PVR al vostro computer, partirà l'installazione del driver, ovviamente, e questa è la schermata dell'installazione dei vari programmi. Potremo controllare se tutti quanti i collegamenti siano stati fatti nel modo giusto, installare appunto i driver dell'HD PVR, che in questo caso installerà la versione più aggiornata, e alla fine si procederà appunto con l'installazione del software, di quello che ci permetterà di modificare, di registrare, di catturare, di eccetera eccetera. Eccoci qui, ragazzi, dopo aver installato appunto il software e i vari driver, ci ritroveremo queste due icone sul desktop. Basterà cliccare due volte sull'icona principale di ARC Soft Show Beats. Ok, lasciate stare. E in questa schermata praticamente potremo fare di tutto. Potremo modificare il file una volta appunto acquisito, registrato, catturato o fatto prigioniero. Potremo creare un DVD, potremo creare dei file MP4, AVI e quelle robe lì, un po' in stile Sony Vegas, After Effects, eccetera eccetera, oppure potremo direttamente caricarlo su YouTube accedendo al nostro appunto canale YouTube. Ma la cosa più figa ovviamente è la cattura. Eccolo qua, ragazzi, mettiamo anche questo a tutto schermo. Come potete vedere, qui c'è la mia dashboard della 360, il mio avatar che si allarga le braccia, e qui abbiamo tre formati. La cosa principale, prima di cominciare, è modificare il formato, nel senso che TS è il formato, credo, con più qualità, è il formato che praticamente utilizza il Blu-ray. L'M2TS è il formato che utilizza di solito, che va meglio più che altro per la PlayStation 3, e l'MP4 ovviamente per quel che riguarda la 360. L'MP4, diciamo che è il formato più semplice, più compatibile con tutti quanti i software presenti sul mercato, come Sony Vegas, come, non so, After Effects, credo, come qualsiasi altro programma di editing e di montaggio. Un'altra cosa da fare ovviamente qua sotto sarà di selezionare la cartella di destinazione del nostro file. Io ad esempio lo metto su desktop perché mi trovo meglio, dunque ogni file registrato con cattura si registrerà direttamente sul desktop. E mettiamo TS ovviamente. Qua impostazioni dispositivo potremo appunto selezionare lo standard video, io lascio quello base onestamente, e modificare appunto tutti quanti i parametri come la luminosità, il contrasto, tonalità, saturazione, nitidezza eccetera eccetera, per avere un video alla massima definizione e qualità anche da vedere. E ovviamente qua ingresso video, se registrate sulla PlayStation 360 utilizzerete l'HDMI, per la PlayStation 3 dovrebbe essere il component, questo qui, e così come anche l'uscita audio, cioè HDMI e l'altro audio praticamente. Qua potremo anche selezionare le altre sorgenti, ovviamente quello che ci interessa è l'outpage, che dovrebbe venirvi in automatico. Tramite questo altro tasto, impostazioni formato, ragazzi, che è molto importante questa cosa qua, andando qua potremo modificare tutti i parametri manualmente. Io consiglio onestamente di lasciarli così come sono, perché vanno bene così. Una cosa invece che vi consiglio di modificare, che si trova su Video Encoder, è appunto il bitrate. Il bitrate è una roba fondamentale per avere un formato di alta qualità. Ovviamente più basso sarà il bitrate, più il vostro formato farà cagare il bip.
più alto sarà, ovviamente, più la qualità del vostro filmato sarà eccelsa, eccessiva, super mega. Ok, dunque vi consiglio, ragazzi, di mettere questo qua, di solito si trova a 8, una roba del genere di base, dunque spostate tutto sia il primo che il secondo al massimo. Io consiglio anche di impostare come bitrate il costante, non il variabile, per avere un bitrate appunto costante e non variabile, e fare poi applica, che l'ho già fatto, e ok. Adesso riprende la schermata delle impostazioni, dunque un secondo che ritorna sull'aupage, mi piace l'aupage. Questo piccolo tutorial su il funzionamento di questo programma, diciamo così, è finito qui. Adesso vi lascio a un test, ragazzi, a un test video di massima qualità, dunque non l'ho modificato, l'ho registrato e l'ho caricato direttamente su YouTube. Come potete vedere, ci troviamo su una schermata completamente nera con solo il video che parte, dunque voi basta che cliccate sopra il video in mezzo e si aprirà una nuova pagina, appunto, con il test effettivo e vergine dell'HDPVR, cioè la massima qualità possibile, immaginabile, forever and ever. Bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e sia stato di vostro gradimento. Comunque nella descrizione troverete tutte quante le info, dove comprarlo, come farà collegarlo, eccetera eccetera, e che dire, al prossimo video. E anzi, da adesso in poi ovviamente registrerò tutti i video con l'HD PVR 2 Gaming Edition. Ciao ragazzi, al prossimo video.